Buongiorno e benvenuti, ben svegliati da 7 in punto. Questa mattina parliamo di minori, parliamo di famiglia, parliamo di protezione dei minori all'interno della famiglia. E lo facciamo con Monica Mucelin, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Lei è una dei soci fondatori, è un avvocato dell'Associazione di Avvocati per le Persone e le Famiglie, un'associazione che è nata da qualche mese. Che si prefigge cosa? Buongiorno di nuovo. Allora, l'associazione APF, che è acronimo, come lei anticipava, di Avvocati per le Persone e le Famiglie, è nata nell'agosto 2017 a Treviso. Attualmente opera a livello regionale, anche se ultimamente abbiamo avuto adesioni anche in Friuli Venezia Giulia e anche in Lombardia. L'obiettivo di questa associazione è quello di fare formazione tra i professionisti del nostro settore, che quindi si occupano dei problemi della famiglia e oramai sempre più delle persone, creando occasioni di convegni, di corsi di formazione. L'obiettivo è anche quello di creare degli spazi di confronto e di approfondimento di queste tematiche, e un altro importantissimo obiettivo di questa associazione, tramite la formazione dei professionisti, è quello di prevenire, ove possibile, il più possibile, l'intervento dell'autorità giudiziaria, quindi rimanere in ambito stragiudiziale. Quindi il vostro ruolo, parliamo di operatori di legge, il vostro ruolo può avere avere una funzione preventiva, perché magari uno può pensare, vabbè, si arriva all'aspetto del legale nel momento in cui ci sono delle applicazioni giudiziali. In realtà voi invece vi fate carico di cercare attraverso la comunicazione di quali possono essere, facciamo un esempio banale, lei prima diceva una cosa molto, molto significativa, noi non lavoriamo più solo esclusivamente per la famiglia, ma per le persone che sono componenti di una famiglia. Quindi il fatto di comunicare quali possono essere le conseguenze, sia da un punto di vista emotivo, psicologico, ma anche pratico, oggettivo e anche legale di alcuni comportamenti nell'ambito della famiglia, può in qualche modo allertare la famiglia stessa, ma anche tutte le parti in causa prima di arrivare in giudizio, dai servizi sociali Certo. alla scuola. Quindi voi volete essere un pungolo? Sì, tenga conto che appunto negli ultimi anni sempre più l'attività dell'avvocato in questo ambito deve per forza di cose confrontarsi con altre professionalità. Ci dobbiamo confrontare soprattutto con gli psicologi, con psicoterapeuti, con i servizi sociali, proprio al fine di dare una direttiva, una direzione alle famiglie in difficoltà, qualora ci chiedano aiuto, perché purtroppo non sempre le famiglie chiedono aiuto, qualora ci chiedano aiuto, dare un indirizzo e cercare di risolvere i problemi attraverso l'intervento dei servizi sociali quando si renda necessario, senza che poi vi sia la necessità di un intervento da parte dell'autorità giudiziaria, del Tribunale per i minori, per esempio, che potrebbe porre in essere dei provvedimenti molto importanti a carico, per esempio, dei genitori, delle famiglie, i cosiddetti provvedimenti de potestate, e quindi limitazioni o restrizioni o addirittura caducazioni della responsabilità genitoriale, quando non Portati via i figli per affidamento semplificare. ai servizi sociali. Ecco, l'affidamento ai servizi sociali, teniamo conto che non sempre significa No, fisicamente no. portare via il figlio da quella famiglia. Questi sono i casi eclatanti che purtroppo ormai le cronache ci fanno vedere troppo spesso. Molte volte il minore rimane fisicamente nella famiglia, però è affidato ai servizi sociali. Questo poi molte volte diventa un problema anche per le scuole, poi magari ne parleremo, perché molte volte la scuola non è nemmeno in grado, perché tecnicamente non ha questo obbligo, questo impegno, queste competenze, di capire qual è il provvedimento dell'autorità giudiziaria, che cosa significa il provvedimento dell'autorità giudiziaria che un preside, un insegnante ha in mano.
Forse... Parliamo di figli, per esempio, di genitori separati, parliamo di provvedimenti di affidamento di minori, parliamo di provvedimenti in cui intervengono i servizi, a volte l'insegnante si trova con un provvedimento in mano e non è in grado di capire che cosa significhi questo provvedimento, a chi deve consegnare il figlio all'uscita di scuola, chi ha la responsabilità di certe scelte. Penso alla scelta dell'insegnamento religioso, di un insegnamento religioso piuttosto che di un altro o di nessun insegnamento religioso. Molte volte la scuola è proprio in difficoltà. Per questo, in questi ambiti, in questi settori, sarebbe importante che la scuola si confrontasse proprio con gli avvocati, che avesse il supporto di tecnici. Anche perché stiamo parlando di minori, no? E c'è molta attenzione per i minori, poi però alla fine sono i primi che vengono sacrificati nella disattenzione. E quindi lei prima facciamo riferimento, ci occupiamo di persone. Quindi il concetto di famiglia non che sia superato, però dei singoli ruoli delle persone all'interno della famiglia, quindi anche valutare, non è che per il bene della famiglia deve essere accettato tutto o la famiglia deve essere smontata poi per estremo opposto, cioè bisogna vedere caso per caso, che è un po' anche il nocciolo della questione, perché lei diceva che c'è un quadro normativo molto avanzato, molto adatto all'evoluzione sociale, però magari poi si verificano, non solo casi di cronaca, si verificano degli affidamenti, insomma dei provvedimenti che sono borderline. Certo. E quindi avere la capacità di stabilire qual è il bene del minore non è l'azione di un giudice, deve essere un'azione di un team. Ma guardi, intanto molto spesso, per non dire sempre, il provvedimento del giudice è preceduto da un'attività anche lunga da parte dei servizi che tengono monitorata la situazione, che hanno incontri con i genitori, a volte con i minori. Oltretutto oggi, come appunto dicevamo, la società è in continua evoluzione e oggi la famiglia tradizionale, quella che conoscevo io, non forse dire non esiste più è un po' forte, è un po' troppo, però è veramente ormai quasi residuale. Oggi assistiamo e sono state anche normate le convivenze regolamentate, prima erano solo convivenze di fatto e c'è stata una produzione legislativa via via per tamponare le situazioni concrete, per tutelare il convivente, poi si è arrivati alla legge che ha regolamentato le convivenze, abbiamo le unioni civili, siamo partiti nel 2006, anche questa è stata una legge molto importante, quella sull'affido condiviso, che ha dato proprio il segno di come la società fosse cambiata, di come i minori non appartenessero a nessuno, ma fossero figli di entrambi i genitori e dei quali entrambi i genitori hanno la responsabilità, perché affidamento di un minore principalmente vuol dire responsabilità di quel minore. Poi abbiamo tutta l'evoluzione in materia di testamento biologico, quindi veramente negli ultimi 15 anni c'è stata una grandissima evoluzione e non possiamo più rimanere fermi all'approccio che potevamo avere 20 anni fa al problema ai minori. Tutta l'Europa si è resa conto delle difficoltà di questi minori e devo dire che la regione Veneto è stata sicuramente una regione all'avanguardia, una regione particolarmente virtuosa, perché è stata la prima regione in Italia nel 1988 ad istituire il pubblico tutore del minore. Parliamo del 1988, quando la Convenzione per i diritti la Convenzione europea per i diritti del minore del 1991, quindi siamo stati veramente una regione lungimirante. Con l'istituzione del pubblico tutore per i minori, poi l'istituzione di questo organo istituto di garanzia ha aperto la via a moltissimi, a una forte attività nel tentativo di creare una comunicazione importantissima tra l'istituzione scolastica e i servizi sociali, la comunicazione. Adesso non vorrei, forse non è la sede per approfondire questi argomenti, no, però molta attività. C'è molta necessità da parte vostra e, se non ho capito male, anche uno degli obiettivi dell'associazione è quella di comunicare. Comunicare, informare. Guardi, questo è l'obiettivo fondamentale ed è l'obiettivo, uno degli obiettivi, sicuramente non sarà esaustivo questo incontro della prossima settimana. Del 28 di marzo al Teatro Torino di Cornigliano, sì, aperto a tutti. Non è aperto a tutta la cittadinanza e proprio perché
L'obiettivo che ci poniamo è questo, creare uno spazio di confronto e poi soprattutto di comunicazione tra la scuola, tra i servizi sociali, le famiglie, per quello è aperto alla cittadinanza, e poi gli avvocati. Direi che il punto nevralgico è proprio il confronto, il dialogo e poi la prospettiva di lavorare insieme tra la scuola e i servizi sociali. Diciamo, cosa che già fate, però avete la necessità di mettere meglio a sistema. Ma guardi, in realtà devo dire la verità che molto spesso l'istituzione scolastica potrebbe fare molto di più. Non voglio assolutamente penalizzare perché purtroppo le difficoltà in cui si trova la scuola sono evidenti. Innanzitutto c'è una difficoltà, forse anche potrei dire culturale e sociale, ovvero gli insegnanti che hanno un ruolo fondamentale in realtà oggi sono delegittimati proprio dalle famiglie. Oggi l'insegnante è un problema fondamentale. D'altra parte però per essere legittimati bisogna essere anche molto formati. E oggi la scuola ha bisogno, gli insegnanti hanno bisogno di una formazione enorme, molto superiore a quella di 20, di 30 anni fa, perché l'insegnante oggi non deve e non è sufficiente che sia, è fondamentale, ma non è sufficiente che sia formato per la didattica della sua materia, per la matematica piuttosto che per il latino o qualunque altra materia. Deve purtroppo ampliare i suoi orizzonti ed avere anche una formazione di educatore, psicologica, perché la scuola oggi ha questo ruolo fondamentale. I nostri ragazzi passano la maggior parte del loro il monte ore che passano a scuola è enorme. E qual è il problema spesso degli insegnanti? Il problema spesso degli insegnanti che magari vorrebbero fare delle segnalazioni, ma non sempre è facile, anzi direi che è molto difficile per l'insegnante, per l'istituto scolastico, capire qual è la via d'accesso al servizio sociale. Addirittura? Cioè, chi deve, qual è all'interno della scuola, chi fa la segnalazione? A chi la devo fare nella struttura dei servizi? Con quali modalità devo fare questa segnalazione? Gli insegnanti, teniamo poi conto, e questo è un dato fondamentale, che nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Esatto. Allora loro hanno l'obbligo di fare però le denunce scritte nell'ipotesi di reati procedibili d'ufficio, ovvero quando non c'è la denuncia. Parliamo di reati gravi che coinvolgono minori, mi viene in mente la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale, questi reati gravi. Mm-hmm. Negli altri casi non hanno un obbligo di denuncia, però potrebbero utilizzare di più lo strumento della segnalazione, che non sempre deve essere la segnalazione al pubblico ministero, il quale poi si avvarrà dei servizi sociali per vedere se sia poi necessario fare un ricorso al tribunale per i minori e adottare quei provvedimenti di cui parlavamo prima, che però dovrebbero, nel nostro obiettivo di questa associazione, dovrebbero essere proprio l'ultima ratio. Quello che questo convegno, il desiderio che questo convegno, l'obiettivo di questo convegno, il desiderio di questa associazione è quello invece di intercettare i problemi di questi ragazzi o di questi bambini prima che arrivino a questo livello di gravità, quindi prima che il pregiudizio per il minore sia conclamato, cioè riuscire a far intervenire i servizi in quella zona grigia, in quel momento precedente, per riuscire a risolvere un problema prima che sia completamente. Quindi voi come associazione siete riusciti a mettere insieme tutti questi soggetti che partecipano poi all'educazione dei figli, no? E alla crescita. Tant'è vero che il titolo è Bambini maltrattati, adolescenti disadattati, famiglie in difficoltà, il ruolo dei servizi e della scuola, la funzione della giustizia, sono i vari passaggi, no? Proprio del momento della crescita e dell'educazione di un bambino. Auditorium Toniolo di Conegliano, e in effetti avete convocato sia Michela Possamai, che è dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Belluno, e anche docente di psicopedagogia della prevenzione dell'abuso e del maltrattamento. Poi c'è Michela Fuser, psicologa dei servizi sociali del comune di Conegliano, quindi
proprio i servizi, incarna i servizi. Fabio Benatti, psicologo e consulente in ambito forense, perché uno dice, ma cosa vuol dire psicologo e consulente in ambito forense? Perché ci sono degli aspetti, cioè il bambino, la situazione va analizzata prima sotto un aspetto psicologico per ravvisare qual è la gravità, se c'è un principio di reato, se c'è un reato conclamato, oppure se siamo ancora in una situazione che potrebbe sfociare, ma anche no. Che è lì che vorremmo arrivare per tempo. E quindi si eviterebbero anche tanti guai. Certo. Poi sempre per andare a elencare le presenze, proprio per capire la ricchezza del panorama che viene offerto, c'è Maristella Cerato, che è sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Venezia per il Tribunale dei Minori, Federica Turlon, avvocato, docente di diritto penale e diritto pubblico del welfare. Poi i saluti del sindaco, l'avvocato Massimo Sonego, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, e l'avvocato Gaudenzia Brunello, che è presidente della sua associazione, ma c'è anche poi un altro socio fondatore, l'avvocato Emanuela Vinci. Siete tutte donne? Come è nata? Adesso io sono anche un po' curiosa. Sì, è nato dal fatto che magari nei vostri studi arrivavano tante brutte storie, chiamiamolo così, brutte nel senso che ti fanno riflettere, e uno dice, beh, ma insomma, ma perché dobbiamo arrivare a vedere testimonianze di donne, di bambini, di adolescenti, che poi magari vengono segnati per tutta la vita, e loro stessi magari prendono una deriva che non era nella loro indole, per dei passaggi che sono stati... Anche dei passaggi mancati, sì, esatto. A volte dei passaggi mancati. È da lì che nasce questa molla. Guardi, sicuramente la molla nasce innanzitutto dalla importanza della formazione di noi professionisti in questa materia, perché come abbiamo detto prima, questa materia oramai è molto specialistica e bisogna dedicarcisi molto, studiarla molto e studiare molto la giurisprudenza. Bisogna tenere presente che le prassi giudiziarie dei tribunali del Veneto, ma comunque di tutta Italia, sono diverse, non sempre coincidono, e quindi ogni volta che un professionista si rivolge a un tribunale diverso deve essere pronto per quel tribunale, e quindi non si può lasciare nulla al caso. Ma è giusto che ci sia questa difformità? Guardi, più la legge lascia spazio all'interpretazione, più tribunale che vai, prassi che trovi. Poi si arriva in Cassazione alla fine, che magari dà delle linee guida da seguire per i tribunali omogenei, ma teniamo conto che tendenzialmente il giudice segue le indicazioni della Cassazione, ma non è vincolato al precedente della Cassazione, e quindi ogni tribunale ha i suoi orientamenti, e tenga conto che fino a non molto tempo fa persino le diverse sezioni dello stesso tribunale avevano orientamenti diversi, tant'è che c'è stato un grandissimo lavoro da parte di noi professionisti per sottoscrivere con i magistrati in vari tribunali dei protocolli per le varie materie, di modo che il professionista che si affacciava a quel tribunale fosse in grado in qualche modo di pronosticare l'esito di un giudizio, sia per se stesso ma soprattutto per il cliente. Ma questo è un orientamento ideologico, oppure è caso per caso che viene viene così interpretato dal giudice? Perché insomma, quando si tratta di questi casi, lo vediamo anche dagli esiti della cronaca più brutale, no? Penso alla mamma che è sopravvissuta, al marito che ha ucciso le figlie, le varie segnalazioni fatte, probabilmente non c'era una denuncia, forse lo sapeva, non lo sapeva, temeva che perdesse il lavoro. Ecco, quanto tutte queste belle norme esistono, ma poi le sentiamo lontane da noi. Parlo di donne perché insomma tendenzialmente sono più maltrattate le donne e i figli, no? Certo. Anche se ci sono anche casi di uomini. Quindi quanto certo. È la non conoscenza della legge, quanto è la paura, quanto è sapere che esiste ma non si sa bene cosa esista? L'attuazione del diritto, l'attuazione del diritto è sempre una cosa complicata anche per noi che lo studiamo tutti i giorni. Non possiamo pretendere che il cittadino comune o
sia in grado sempre di conoscere la legge. Però il cittadino comune può affidarsi a dei professionisti e sentirsi protetto? Perché la sensazione, io credo, avendo intervistato molte persone in difficoltà, vittime, chiamiamole così, che la sensazione è quella di comunque non avere la protezione adeguata e quindi aver sempre paura di fare un passo in più. Il problema comunque di fondo resta sempre questo, quello, la carenza dei mezzi. E purtroppo esistono le priorità e dappertutto non si può arrivare, è sempre una coperta troppo corta, copri da una parte e scopri dall'altra parte. Io credo che comunque molto dipenda, a un ruolo molto importante, lo faceva una volta, oggi purtroppo non lo fa più, la famiglia. Cioè la famiglia una volta era un paracadute importante, era una stanza di compensazione importante, c'era la famiglia normativa. Una volta il vecchio, il padre, ordinava anche al figlio di 60 anni, dava gli ordini. Oggi non esiste più questa famiglia che fa scudo. C'è l'individuo, purtroppo. Però secondo lei in questo scudo non è che fossero giustificati dei maltrattamenti come appunto azioni che arrivavano dal padre famiglia? Beh, stiamo parlando comunque di un'evoluzione culturale della società. Una volta come lei dice, la famiglia ben strutturata, d'accordo, però era anche una famiglia chiusa dove sì, tutto era giustificato. Ma parliamo oggi di un'evoluzione oggi, della meno società male, dove, se non altro, nel bene e nel male, ma c'è anche del bene, abbiamo più internet, casi perché le persone leggono, sa, anche sapere malcomune che puoi condividere il tuo problema con altre persone che lo hanno vissuto, che lo stanno vivendo, che lo hanno superato, che c'è qualcuno che ti può aiutare, ecco, questo fa parte dell'evoluzione della società e fa parte della cultura sapere, posso andare a suonare il campanello di quell'avvocato perché fa questa materia, perché è formato, perché dedica ore e ore della sua vita a studiare questi problemi, specializzato su questo argomento, può essere importante, se non anche fondamentale, perché nella mia esperienza professionale ho visto casi limite, situazioni di partenza analoghe, se non, quasi sovrapponibili, che poi hanno avuto uno sviluppo nella vita dei soggetti coinvolti completamente diversi, perché da un lato c'è stato un supporto adeguato, da un altro lato è stato lasciato andare. È stato evitato il peggio se si interviene adeguatamente. Certo, d'altra parte oggi purtroppo questi ragazzi e purtroppo anche molti adulti genitori hanno problemi di droga, di alcolismo, di violenza. Ci sono purtroppo molte famiglie che hanno queste problematiche, quando non ragazzi violenti loro stessi o autolesionisti. Il problema dell'autolesionismo negli adolescenti oggi è molto sentito, il problema del suicidio dell'adolescente. Ci sono stati parecchi casi di suicidio di adolescenti, certo, anche qui in Veneto in pochi mesi. Certo, quindi l'intervento del servizio, la segnalazione della scuola. La cosa importante è che ogni istituzione abbia ben chiaro qual è la sua competenza, il suo ruolo e anche la sua responsabilità. E l'intervento della cittadinanza, il nostro convegno di Conegliano, è molto importante anche per cercare in qualche modo di ridare fiducia al rapporto che c'è tra l'utente della scuola, inteso sia genitore che figlio, l'istituzione scolastica, gli insegnanti. È importante anche che ci sia un rapporto, come dicevamo, tra la scuola e i servizi, ma lasciatemi dire anche tra i servizi e gli avvocati, perché la tendenza dei servizi sociali è quella sempre di considerare il suo interlocutore il magistrato, il tribunale. Invece anche noi avvocati siamo dei garanti dei diritti dei minori. Sì, è importante, saltando quindi l'aspetto dell'avvocato si salta una delle sfumature, come fare un processo solo con il pubblico ministero e senza il legale difensore. Deve essere un lavoro di team quello di prendere per mano questi bambini, anche molti bambini, molti adolescenti, ora senza andare proprio alle problematiche più gravi che dicevo della droga, dell'alcolismo, ma anche
ormai bisogna un po' dire, usare questo banalmente, perché è all'ordine del giorno la separazione, il divorzio dei genitori o comunque la rottura di una famiglia di fatto, comunque può comportare per i minori delle gravi sofferenze, lasciare dei segni. È impensabile che non ci sia. Ogni caso è a sé, dipende dall'età del minore, dal suo sviluppo. Dalla maturità dei genitori, dalla conflittualità dei genitori. Cioè, ogni caso è a sé, ma anche questo può portare alla deriva un ragazzo. Quindi l'intervento della scuola su questo punto e dire alla scuola dove deve andare e a chi si deve rivolgere in questi casi. Questo è il passaggio. Sono un po' perplessa e forse non ero adeguatamente informata che appunto la scuola abbia, sia così priva di conoscenza, visto che si occupa di tanti ragazzi, dei vari procedimenti, ma perché sono tante sfumature, ma sono guardi, difficili, il discorso sono è questo, che l'istituzione scolastica è complessa, così come è complessa l'istituzione dei servizi sociali. Già comunicare all'interno della stessa istituzione è complicato. Si immagini comunicare tra istituzioni diverse. Poi bisogna anche dire che i servizi sono veramente oberati e quindi ovviamente si dedicano al problema conclamato. Sì, infatti. Ecco. Quello è, però dovremmo cercare di arrivare prima di modo che abbiano meno impegno sul problema conclamato. Oppure rimodulare un po' il welfare. Sì, certo, certo. C'è consapevolezza dei risvolti psicologici, penali, giudiziari di certi comportamenti all'interno delle famiglie, all'interno della scuola, all'interno della società, secondo lei? Meno di quello che ci aspettiamo, meno di quello che ci aspettiamo, perché queste conseguenze sono anche molto gravi e molti genitori, quelli con i quali ho avuto occasione io di confrontarmi in questi anni, non erano minimamente consapevoli. Cioè mettevano in atto dei comportamenti senza porsi il problema che potevano avere delle ripercussioni sui figli? E su loro stessi? E su loro stessi? E su loro stessi assolutamente sì, assolutamente sì. A volte, sa, i genitori perdono, io dico, il lume della ragione, quando la conflittualità tra di loro è esasperata, dimenticano i figli. Li dimenticano perché sono troppo impegnati nella loro guerra personale. E lì purtroppo si può cadere nella trascuratezza, nell'abbandono quasi del figlio. Quindi la società è evoluta nell'aver sdoganato un modello nuovo, se vogliamo, di famiglia, famiglia flessibile, elastica, allargata. Però non ha raggiunto la maturità di comportamento che impone questo modello flessibile di famiglia. Beh, perché guardi, c'è anche una componente fortemente tecnica in questo problema e quindi è difficile. Economica. Cioè, quando magari ci sono delle rivendicazioni della moglie che vuole gli alimenti piuttosto che la casa. Sì, io in questo momento siccome lei mi chiedeva se le famiglie hanno la consapevolezza delle conseguenze, allora se lei mi parla la consapevolezza delle conseguenze sul disagio del figlio, del malessere del figlio, allora forse sì, però sono distratti dai loro problemi personali. Se lei mi parla delle conseguenze giuridiche di certi comportamenti, nella maggior parte dei casi no. Tutto lecito. Non si pongono forse nemmeno il problema, se non nel caso di comportamenti particolarmente gravi o lesivi del figlio. Ecco, di che cosa non c'è consapevolezza? Ci parli di un caso che può avere appunto delle conseguenze giudiziarie di cui non siamo consapevoli nel momento in cui appunto siamo in un ambito di conflittualità? Beh, ad esempio i provvedimenti di restrittivi in ordine alla responsabilità genitoriale. Cioè se trascuri il figlio è giusto Ma guardi che una forte conflittualità tra i genitori, può portare alla necessità o di allontanamento di uno dei genitori o di allontanamento del minore da quella famiglia. Quindi le conseguenze. Una delle conseguenze può essere questa. Quindi sì, non c'è molto, c'è molto da dire intorno a questo tema e noi non abbiamo più tempo, ma io rinnovo l'invito il 28 marzo al Teatro Toniolo di Conegliano, questo importante momento di riflessione promosso dall'Associazione di Avvocati per le persone e per le famiglie che proprio si vuole occupare di comunicare per far conoscere le responsabilità derivanti dai maltrattamenti e informare dell'esistenza di programmi di interazione tra famiglie
famiglia, scuola e servizi del territorio, perché ci sono difficili, complicati, con la coperta corta, ma una risposta c'è. Io ringrazio l'avvocato Monica Mocelin. Grazie a lei. Io ringrazio voi, torniamo domani mattina con Satin Pool. Grazie, arrivederci.